Salve, io sono Elisabetta Finizio e mi sono immatricolata alla facoltà di giurisprudenza nel 2017, anno accademico 2017-2018, e ho intrapreso appunto il mio percorso di studi nella facoltà di legge, che è sempre stato quello che ho desiderato fare, inizialmente in una prospettiva di pratica di avvocatura e successivamente con lo scopo di tentare il concorso in magistratura. La mia strada si è evoluta in maniera diversa. Io mi sono laureata a luglio 2022, quindi pochi mesi fa. Nel momento in cui mi sono laureata, avevo già intrapreso da circa un mese, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, un lavoro presso Finimpresa SRL, che è un'azienda di mediazione di credito nata a Modena e con sede principale a Modena, associata al CNA di Modena, che ha aperto da pochi anni una filiale a Bologna. Ho iniziato a lavorare principalmente perché è un'opportunità che mi è capitata e quindi l'ho colta. Successivamente mi sono laureata e ho deciso, seguito ovviamente a proposta dei responsabili, di continuare il mio percorso lavorativo con un contratto determinato fino a febbraio con possibilità di rinnovo. Quindi ad oggi io lavoro presso la Finimpresa dal lunedì al venerdì. Come requisito fondamentale è stato richiesto sin dal primo giorno di colloquio una laurea in giurisprudenza, in quanto a Bologna c'è soltanto quello che viene definito come ufficio leggi. L'azienda, e quindi il mio lavoro nello specifico, si occupa di raccogliere e studiare quelli che sono sia bandi regionali che bandi nazionali, principalmente per imprese del settore artigiano, e tutti quanti i bandi che vengono emanati dalla Camera di Commercio di Bologna e di Modena, tendenzialmente poi anche sul restante territorio dell'Emilia-Romagna. In seguito ad uno studio di questo bando, l'azienda in questione affianca l'impresa che fa riferimento alla stessa per ottenere quindi dei fondi pubblici o delle agevolazioni fiscali. Si parla quindi di finanza agevolata. Lo studio del bando è fondamentale per stabilire quale impresa possa partecipare allo stesso, i requisiti che deve ottenere, e in una fase successiva noi ci occupiamo di predisporre la domanda di contributo, caricarla sul portale con tutta la documentazione e l'anagrafica necessaria a far figurare l'azienda all'interno del portale, tendenzialmente nazionale come Spinge o Telemaco. In un secondo momento, laddove il contributo venga concesso e quindi la domanda accettata, ci occupiamo di affiancare l'azienda nell'affrontare le spese previste all'interno del progetto e successivamente di farne una rendicontazione dettagliata, in base poi anche a quello che viene richiesto all'interno del bando, di caricarlo sul portale e permettere quindi di conseguenza all'azienda di ottenere la liquidazione del contributo. La competenza nell'ambito giuridico è fondamentale anche per quanto riguarda tutto l'iter, nello specifico situazioni di preavviso di rigetto, magari relative a determinate domande, e integrazioni varie ed eventuali che vengono richieste a supporto nella fase di istruttoria e quindi di analisi delle richieste di contributo. Quindi il nostro lavoro prevede anche di interfacciarci con gli istruttori della regione e di parlarne, oltre che con l'azienda in sé per sé, affiancando quelli che sono poi i consulenti, che sono invece più capillarmente distribuiti nel territorio e comunicano direttamente con le aziende che sono clienti, fondamentalmente, a fronte di una quota fissa di una variabile che vengono poi pagate a fine impresa. È un'esperienza lavorativa sicuramente molto stimolante ed entusiasmante, che permette di vedere l'altra faccia della medaglia della facoltà di giurisprudenza, magari più economica e politica più che strettamente legislativa, e permette tra l'altro anche di interfacciarsi ad un mondo che è quello delle aziende in continua evoluzione, anche rapportandosi con appunto istruttori oppure presidenti. Quindi sicuramente un'esperienza di grande grado formativo che auspico a tutti come strada alternativa, nonostante io stessa abbia faticato a vederla inizialmente.